volevo chiederle come è nato l'Harris Bar. L'Harris Bar nasce nel 1931. Mio padre scelse una calle dove fallivano tutti perché voleva che il suo locale fosse frequentato da clienti che sceglievano di andarci. E così è successo. Il nome Harry viene da un americano che si chiamava Harry Pickering, al quale mio padre aveva prestato dei soldi. Un giorno ha restituito i soldi e ne ha dato degli altri per fare un bar. Quanti altri ristoranti ha aperto? Direi che non li ho aperti io ho aperto quelli di Venezia, sì, ce n'ho due a Venezia, uno, un altro che si chiama Harry's Dolci e che ha una bellissima terrazza sul canale della Giudecca. Poi ho aperto il primo di New York 38 anni fa e tutti gli altri nel mondo li ha aperti mio figlio. Quello che ha sviluppato molto l'idea, il servizio, quello che facciamo è stato lui, che si chiama poi come suo nonno Giuseppe. Un buon ristoratore, che punti deve seguire per differenziarsi dalla concorrenza e avere un buon successo? Un buon ristoratore deve avere le idee chiare su quello che lui vuole proporre ai clienti. Secondo me, io gli dico cosa dovrebbe, poi un buon ristoratore decide lui che cosa fare. Dovrebbe intanto proporre l'Italia, e l'Italia della cultura, come ho detto prima, un'Italia che viene fuori da 1.000 anni di cultura. C'è questa cultura. Quando siamo nati, nel momento che siamo nati, c'è dentro di noi. Tutto quello che abbiamo importato dall'estero è sbagliato. Abbiamo importato dall'America le forme di risposta che sono robotizzate. Abbiamo importato dalla Francia un tipo di cucina che è francese e che non è nostra. Noi abbiamo una ricchezza enorme in Italia, enorme, che viene mostrata soprattutto dalle trattorie, ecco quello che dico, trattorie, osterie, dei locali dove la gente si ritrova. Dove la gente sta bene, dove trova l'accoglienza, di gente che ha piacere di vedere il cliente. Ecco. Io posso citare un piccolo esempio mio che mi ha anche aperto gli occhi. Io avevo 15 anni e aiutavo alla cassa dell'Harris Bar. Un giorno c'era il primo sabato di settembre, che è la giornata in cui si lavorava di più di tutto l'anno. Avevamo solo il piano terra e c'era gente che prendeva l'aperitivo nella calle per 100 metri. È entrato un signore da solo e ha detto: vorrei mangiare. Pronto il tavolo, gli ha detto. Gli ha dato l'unico tavolo libero, che era un tavolo per 10 persone, l'unico che avevamo per 10 persone. Ha detto: un tavolo così grande, tavoli sono tutti uguali, ha detto. I tavoli per mio padre erano tutti uguali. E poi mi ha detto: dai sempre il tavolo alle persone sole, perché non hanno nessuno con cui parlare. E poi dice: alla fine ti mandano loro più gente degli altri. Lei ha parlato di anima che può rimanere nelle cose che facciamo. Ecco, questo è forse il messaggio più bello che ha dato oggi agli studenti della scuola di ristorazione di F. Piero Berton di Valdobbiadene. In cosa consiste questo ragionamento? Sono partito anche dalla definizione di un oggetto di lusso e ho detto che un oggetto di lusso, che spesso viene identificato con i soldi, quanto costa, se è unico, eccetera. Un oggetto di lusso è un oggetto fatto, può essere un'automobile, può essere qualsiasi cosa, può essere anche un locale pubblico, fatto con tanta passione, con tanta intelligenza, col pensiero che la gente lo adopererà oppure lo guarderà, che questo oggetto ha un'anima. Allora è di lusso. Se non ha questo, non è di lusso.